Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti salati al basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più un'ora di riposo in frigo. Gli ingredienti sono foglie di basilico, farina di tipo 00, parmigiano, burro, uova, acqua e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglie di basilico e il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, aggiungere la farina, il sale e il burro. Chiudere con il coperchio il misurino e azionare il bimby per 20 secondi a velocità 6. Aggiungere il trito, l'uovo e l'acqua. Chiudere con il coperchio e il misurino e azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e posizioniamolo in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto, adesso andremo a stendere su una spianatoia e a formare i biscotti. Una volta stesa, con l'aiuto di alcuni stampini per biscotti, andremo a dare la forma. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formati i biscotti, adesso li cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli. Biscotti salati al basilico. Grazie e alla prossima ricetta.